Il Giulianova riparte da Leonardo Bitetto, una mossa a sorpresa quella del presidente Luciano Bartolini che nella giornata di ieri ha esonerato Federico Del Grosso e poi ha incassato l'ok del tecnico barese. Bitetto torna a Giulianova a distanza di oltre 10 anni e sono ricordi dolci per i tifosi giallorossi perché proprio Bitetto nella stagione 2008-2009 ha firmato l'ultima promozione nella terza serie nazionale, allora chiamata prima divisione, la vecchia C1, centrando il terzo posto in stagione regolare di seconda divisione e poi vincendo i play-off. Battuti il Bassano in semifinale e il Prato in una drammatica doppia finale, chiusa dopo i supplementari in un Fadini stracolmo di sportivi. Bitetto era arrivato l'anno prima, subentrando alla 9ª giornata a Massimiliano Favo e portando il Giulianova alla rimonta salvezza in una squadra impreziosita dalle presenze di Federico Melchiorri e quell'Alessio Campagnacci che ora ritrova anche nell'attuale rosa. Bitetto è rimasto a Giulianova fino alla stagione 2009-2010, conclusa con una retrocessione pur avendo espresso un ottimo calcio nella prima parte del campionato. Si chiude l'esperienza di Federico Del Grosso, il cui esonero è stato preceduto 20 giorni prima dall'addio del fratello Cristiano, andato alla Casertana. Una reunion che ad inizio stagione sembrava foriera di una stagione positiva, che tale però non si è rivelata. Del Grosso paga colpe anche non sue, come la difficoltà di gestire una situazione caotica determinata anche dal costante andirivieni di calciatori e nella quale la società non ha dimostrato di avere le idee chiare. Ora la salvezza del Giulianova passerà per l'esperienza di Bitetto, fondamentale per cercare di ricompattare l'ambiente.